Ciao ragazzi, io sono Delsin, oggi siamo qui su BioShock Infinite e ragazzi, questo è un gioco uscito nel 2013 e penso sia uno dei giochi più belli mai creati per quanto riguarda la storia. Detto questo, iniziamo. Booker, hai paura di Dio? No, ma ho paura di te. Hai intenzione di restare seduta? L'alternativa Ok, qual è? quindi ci In piedi? troviamo No, in una l'alternativa è barca remare. Remare? e c'è Non questo ci penso tizio che nemmeno. Quindi ti aspetti che faccia Questo tutto cos'è? io? No, mi aspetto solo che remi sempre Ok. tu. E perché mai? Sapendo di poter fallire. Ma uno non prende Io parte a sono un Booker esperimento DeWitt. sapendo di aver fallito. Possiamo tornare a remare? Ti suggerisco di Andrà farlo o bene. non arriveremo mai. No, intendevo che apprezzerei molto se tu mi aiutassi. Perché non lo chiedi a lui? Immagino che gli interessi più che a me arrivare a destinazione. Ok, è un'introduzione abbastanza strana a questo Siamo arrivati. gioco. Siamo arrivati, ok. Perciò, ricapitoliamo, siamo arrivati a questo faro e abbiamo già una pistola. In più all'interno della valigetta c'era un fogliettino. Era Forse all'interno c'è di questo qualcuno faro. all'interno. Perfetto, bussa alla porta. Permesso? Sono Booker DeWitt. Immagino mi stiate aspettando. C'è Prendiamo le nessuno? scale. Ehi là! Questo è un letto. Perfetto, allora iniziamo a prendere tutto ciò che c'è qua. Un telefono. Signore, c'è un uomo per lei. Nulla. Perfetto, saliamo le scale e qua c'è una statuetta, una testa di oro. Caduta, e qui c'è un morto, penso. Ancora scale. Qua c'è un oblò. Penso si chiami così, quei cosi lì delle navi dove puoi osservare quelle finestrelle rotonde. E qui ci sono tre campanelle con una pergamena, una chiave e sembra uno stocco, che se non ricordo. Esatto, era questo biglietto qua, quindi dovrei suonare. Una volta questa, due volte quella con la chiave e due volte quella con la spada. Giusto? Cosa sta succedendo? Perché è tutto rosso? Sembra che qualcuno stia suonando delle trombe da sopra le nuvole. Uccello, forse? Si sono abbassate le campane e si è aperta la porta. Qui c'è una sedia. Suppongo che io mi debba sedere Va a questo bene, punto. pare che si aspettino che mi sieda sulla loro bella sedia. Esattamente. Siediti. Adesso cosa? Ok. Benvenuto. I lanci sono per la tua sicurezza. I lanci Diavolo sono per la tua succede? sicurezza. Ci hanno legati. E com'è possibile che abbia fatto un 360 con la testa? A questo punto sarei già morto. No, no, no! Mi è Dannazione! caduta l'arma. Ascensione! Cioè, noi. No, Ascensione, stiamo per essere bracci! sparati nello spazio. No, 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 no! Cosa sta 3, succedendo, raga? Che 2, 1, cosa no! brutta. Ah, 500 metri, stiamo salendo sopra le nuvole. 3000 metri, 4500 metri. 4500 metri. Alleluia. Cosa? Che figo. Che figata, raga, questo gioco. Questo gioco è bellissimo. Quindi c'è praticamente questa città che è sopra le nuvole. Sostenuta da non si sa cosa. Ci possiamo muovere? No, siamo ancora legati. Ok, è apparsa la barra della vita. Si sta aprendo questa porta. Ma noi siamo ancora legati. Ok, c'è. Ci hanno slegato. Ora possiamo muoverci, giusto?
Esatto, però qui è bagnato. Trovo un modo per entrare in città. Centro di accoglienza. E c'è quest'uomo che ci sta porgendo le sue braccia. Qui c'è un uomo bianco. Non bianco in quel senso. Comunque in questo gioco potrebbe essere fraintendibile il discorso sul razzismo, ma non andiamo oltre. C'è un uomo bianco vestito di bianco, ok? E qua c'è dell'acqua che sta scivolando su questa scalinata. Fosse scagliato contro la... Entra nel cerchio. Qualcuno di nuovo? Qualcuno che viene da Sodoma? Nuovo arrivato a Columbia per essere purificato davanti al profeta, ai fondatori e al signore? Ho bisogno solo di entrare in città. Entrare in città? Fratello, l'unico modo di entrare a Columbia è la rinascita nelle acque battesimali. Ti farai purificare, fratello? Se è l'unico modo di entrare, direi di sì. Forza, fratello, rendi la sua divinità. Vieni e sii purificato! Alleluia! Accetta il battesimo. Ehi! Ti battezzo nel nome del profeta, nel nome dei fondatori e nel nome del Signore. Che tu sia purificato. Amen, suppongo. Sì, ma non mi soffocare. Re di Columbia! Non saprei, fratelli e sorelle. Questo non mi sembra molto purificato. Ehi, no, ma che cazzo, ma ci sta affogando veramente. C'è una porta che bussa. Sono morto? Che c'è? Signore, c'è un uomo per lei. Portaci la ragazza e annulla il debito. Cosa vuoi? Portaci la ragazza e annulla il debito. Apra questa porta, immediatamente. Te l'ho detto. Buono. Non lo farò. Ora va via. È questa porta o quella porta? No, è quella là. Suppongo che siamo costretti ad aprirla, visto che non posso interagire con nient'altro. Ok, quindi... vediamo dei dirigibili molto steampunk che stanno bombardando una città. Quella città sembra anche New York. E come sappiamo che questo è il nuovo Eden? La chiave, la spada e la pergamena. Mento e scoprire dove sono. Trova la statua di Columbia. E hai attraversato il Columbia, Delaware, giusto? Con spada fiammeggiante e ali d'angelo. Questo posto sembra veramente il paradiso. Guardate, quello è invisibile. Guardate che figata. Apri la porta. Vediamo cosa si cela dietro questa porta. Ah, che figata. Ragazzi, vi devo dire anche quest'altra cosa, perché magari voi non avete la stessa percezione di quello che vedo io. Però fidatevi che la saturazione dei colori, i colori, le texture, la qualità è diversa, molto diversa da PS4 a PS4 Pro. È tutta un'altra cosa, mi sembra di giocare ad un altro gioco, veramente. Qui in giù. Il popolo di Columbia, della clemenza, della cara. Adesso c'è questa la statua che diceva. La nostra amata madre del perdono. Guardate che figata questo posto. Questo è un cavallo finto. Madonna, si è rotto, no? Mi dispiace, amico. Devi aspettare come gli altri. No. Tra l'altro, bro, ma quanto sei alto. Ok. Perfetto, si sta alzando. Ok. Possiamo passare, raga. Guardate, non hanno un fondo. Cazzo. Minchia, sono caduto. Comunque, stavo dicendo, queste case stanno fluttuando. Ancora sono caduto. No, mi sono salvato, che culo. Soldi, ti interessa un fiore per l'occhiello? Raccogliamo soldi per la Lega Patriottica delle ragazze. Magari un'altra volta. Avresti un aspetto elegante con questo al risvolto. Torna da me se cambi idea. Ah, ok. No, no, cos'è sta roba? No, quanto cringe. Andiamo via, andiamo avanti. Hanno detto che l'avrei trovata qui. Ah, questa telegramma, è la statua. Signore. Ma quanto telegramma sei basso? Per lei. Frodo Baggins. DeWitt, stop.
non rivelare la tua presenza a Comstock. Stop. Qualunque cosa faccia, non prendere il numero 77. Stop. Utess. Cosa dia... Puoi lasciarmi passare, amico. La strada è chiusa per motivi di sicurezza. Preparano i fuochi d'artificio di stasera. Là dietro c'è abbastanza TNT da far saltare in aria Pechino. Ok, devo trovare un'altra strada. Caro amico, hai mai perso un centesimo a un distributore automatico? Un telefono pubblico ti ha mai negato di sentire la tua amata moglie? Beh, è ora di togliere il controllo agli uomini di metallo. Con Possessione sei tu a comandare. Ogni macchina si piegherà al tuo volere. Ok, quindi prendi Possessione. Siamo di quelli. Un'altra pozione. Basta un sussurro e diventano tutto orecchi. Praticamente droga questa. Stiamo assumendo delle droghe pesantissime. Cosa è successo? Quando equipaggiato Possessione premi L2 per rendere amichevole una macchina. Cosa cavolo è? Buono! Interessante. Quindi devo premere L2. Il signor Buford, membro dell'assemblea. Come citare? Stronzi, me ne vado. Testa o croce? Forza, fatemi passare. Testa o croce? Non c'è la moneta. Testa. Visto? Non mi dà mai la soddisfazione che immagino. Sarà per la prossima volta. Già, suppongo di sì. Ma che cazzo? Quante volte ha perso, poverino? Questa bellezza ce li ha l'intera divisione. Se vogliamo ripulire dai Vox l'intero sistema Skyline, meritiamo il meglio. Ehi, ci sono posti. Wow, Maria. Cosa diavolo? Ah, ok. Quindi praticamente... cioè, l'uomo con questo marchio è... uno stronzo. E io ho effettivamente un A e una D. Sulla mano. Allora, penso di aver trovato la zona. Qua c'è qualcosa. Signore, signore. Cosa? Parla quella donna. Scusa, non compro. Sciocco, la lotteria non si paga mica. Dove hai vissuto finora? Sulla luna? 77. No, sulla terra. 77. Un numero fortunato. Farò il tifo per te. Portami la boccia. La lettera faceva riferimento al fatto di non pescare il numero 77. Va bene allora. Il vincitore è il numero 77. E te pareva. Questa parte è lui il vincitore. Numero 77. Non l'avrei mai detto. Vieni a ritirare il premio. Primo lancio. Primo lancio. Vi prego. Vi prego, non fatelo. Sono stato io, solo io. Vi prego. Vi prego, no. Vi prego, che state facendo? Forza. Ok, quindi dobbiamo colpire questi due. Hai intenzione di lanciare o bevi il caffè nero in questo periodo? Lancia contro il presentatore, ma non direi questo problema. Altro. Aspetta. È lui. Dimmi, dove ti sei fatto quel marchio, figliolo? Non sai che fa di te il falso pastore, un volta gabbana, una serpe in seno? Ma cosa volete da me? Non vi ho fatto nulla. Il falso pastore nel nostro gregge. Mostrategli cosa abbiamo preparato. No, no, vai via. Che figo. Ah, triangolo per attaccare, ok. Vai, muori. Bastardo. Island. No, aspetta, aspetta. Non ho letto, non ho letto cosa c'era scritto. Aspetta, ok, sto continuando ad ammazzare sti qua. Dobbiamo... merda. Ah, bastardo. Comunque questa qua era l'arma che avevamo visto prima. Quell'uncino tutto strano. Esamina cadavere, soldi. Oh, guarda questo, mi spara. Oh, muori, bastardo. Ok, adesso anch'io la pistola. È il figlio di puttana. Aspetta.
One shot, bello. Fermatelo! Quadrato si ricarica. E... ah, merda! Aspetta, io non ho il potere, ti lancio contro! Ok, spara a loro per me. Guardate che figata, raga. Guardate che figa. Cioè, io posso controllare le macchine. Che cosa figa! Ok, però quando finisce l'effetto mi sa che spara a me. Adesso è finito l'effetto e spara a me, ovviamente, stronzo. Figa, come mi sono salvato. Ok, lì c'è uno. Aspetta, devo prendere la mira. Headshot. Che pro. Questo è scivolato. Quello mi spara. Morto. E anche tu, io finisco così. Aiuto, ragazzi. Oh, mi sparano da là. Si sparano da là. È un botto difficile prendere la mira, ve l'ho già detto. Non si mira con L2, si mira tenendo premuto, cioè non tenendo premuto, schiacciando la levetta a destra. Quindi tipo così. Aspetta, qua è una macchina, io la devo hackerare. Perfetto, adesso combatterà per me. Ragazzi, questo gioco è bellissimo. Ah, ma non sta... ah, beh, effettivamente sono morto. No, bastardo. Ma che cazzo? Ok, qua c'è uno. Sparagli. Ok, due non ci sono. Perfetto. E da quanto ho capito, queste boccette qua blu sono sali e aumentano. Cioè, sarebbero tipo il mana. Quindi mi aumentano i poteri, visto. A questo punto direi di aprire il cancello. Fa caldo. Che cosa succede? Fa caldo. Oh merda, cos'è un mini boss tipo? Ah, t'ammazzo. Quindi là, ancora, non è che... no, vabbè, niente, già morto. Vigor. Prendi il vigor dall'incendiario. Ah, ok. Prendi il bacio del diavolo. Un'altra pozione. Beh, si vive una volta sola. Si vive una volta sola. Manda giù tutto. Altra droga, se... ho le mani di fuoco. Sembra la scena quella... scusate, non mi ricordo come si chiama, tipo Ghost Rider mi sembra. Ok, qua mi spiega. Posso lanciare granate infuocate e posso creare trappole esplosive. No, aspetta, come faccio a cambiarlo? Devo cambiare il potere, merda. Forse, aspetta, no, un attimo solo. Ah, così. Sì, così. Perfetto. Vai. Batti per me. Perretta. Sono io che prendo questo qua. Mi sparo anch'io. Schifoso. Qua c'è un porcellino. Ah no, che brutto. Che cosa brutta. Aia. No. Bastardo, mi sta sparando da lì. Bastardo. Vabbè, andiamo via. Abbandona zona. Ok, vai al Monument Island e trova la ragazza ancora. Allora, oh madonna, cos'è sta roba? Perché mi state seguendo? Eravamo già qui. Perché tu segui noi. Ah, questi qui sono quelli di prima. Aperitivo? Un aperitivo? Cos'è questo? Tra poco ti farà comodo. La differenza tra la vita e la morte. Che figo, raga. Allora, prendi miglioramento scudo. Scudo. Ok, adesso posso avere... adesso lo scudo... che bello, raga! Cos'è stato? Sorprendente! Sorpresa che funzioni? Sorpresa che non l'abbia ucciso! Ma un campo magnetico è possibile attorno devo guardare. Al corpo può essere utile. Se non ti uccide... Hai ragione. Ok, che l'introduzione a questo gioco è stata qualcosa di fantastica. Che frase ho appena detto? Ragazzi, io vi ricordo di lasciare un mi piace, di iscrivervi al canale. Se avete dei suggerimenti per il continuo di questa serie, scriveteli pure nei commenti. E io direi che per questo video è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao, ragazzi.